Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlare insieme a voi di alcune cose incredibili riguardanti ovviamente il nostro Fortnite. E questa volta ragazzi mi tengo, mi tengo, mi tengo, mi tengo, tenetevi davvero forte perché si parla di soldi. E quanti soldi! Oggi ragazzi parleremo del nuovissimo Winter Challenge, quindi il torneo invernale mondiale che inizierà prestissimo e che sarà ovviamente aperto a tutti voi per guadagnare un montepremi allucinante. Parleremo ragazzi ovviamente anche di come verrà strutturato questo torneo, vedremo delle modifiche alla modalità Wild West e ovviamente non potremo non parlare delle modifiche importantissime che Epic Games ha deciso di fare ai nostri beneamati fucili a pompa. Quindi ragazzi, mi raccomando, se vi piacciono i miei video, non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione in su, ragazzi, iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella, ragazzi, per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda Fortnite. Mi raccomando, ragazzi, voglio però, prima di iniziare, farvi una domanda. La solita domanda, quella di cui mi piace leggere i vostri commenti proprio qui sotto, ragazzi, e la domanda è semplicissima. Abbiamo visto che hanno finalmente reinserito la dinamite nella modalità Wild West, nel gioco in generale. Voglio sapere come vi sembra la dinamite. Cosa ne dite, ragazzi? Fatemi sapere tutto quello che vi passa in testa qua sotto nei commenti. Quindi, ragazzi, ciancio alle bande, bando alle ciance, andiamo subito avanti, ragazzi, e sgadan! Eccolo qua il manifesto ufficiale del Fortnite Winter Challenge. Ancora si parla di inverno, ancora si parla di neve, ancora si parla di tornei, ragazzi. Il Winter Challenge è uno dei pochi, forse uno dei primi eventi a livello internazionale che vedrà giocatori da parte di tutto il Nord America, di tutta l'America e di tutta l'Europa, quindi esclusi i giocatori dell'Asia, dell'Est in poche parole, in questo torneo fronteggiarsi tra di loro. Tra l'altro, ragazzi, come avrete immagino capito, tutti gli eventi che stiamo facendo in questi giorni, gli eventi speciali, bene o male, che ci sono ogni giorno, sono stati fatti appunto per trovare una soluzione che possa andare bene tra competitività e difficoltà per tutti i partecipanti del torneo. Questo torneo, ragazzi, avrà un montepremi incredibile, 1 milione di dollari, ragazzi, una cosa davvero allucinante. E come sappiamo, ragazzi, sarà un torneo che si giocherà molto probabilmente in singolo, ma si sta cercando ancora di capire se esisterà anche una parte, una versione che invece verrà giocata in duo. Ancora, ragazzi, non si sa. Questi sono gli orari, come state vedendo, di inizio del torneo che si svolgerà le qualificazioni il 24 e il 25 novembre, ragazzi. Non capisco bene perché ci siano tre fasce di orari, perché o ce ne sono due durante una giornata o non capisco neanche io. Non lo so. Comunque c'era tutto detto ovviamente nella lobby di Fortnite. Come funziona, ragazzi? Innanzitutto sembrerebbe che verrà presa in considerazione solo la vostra sessione migliore, ragazzi. Quindi ci saranno un sacco di fattori che contribuiranno a darvi dei punti, ovviamente le kill, ovviamente il piazzamento, ovviamente anche dove andate a chiedere se prendete gli headshot, se killate, con cosa killate. Ci sono davvero tantissimi fattori che noi ancora non conosciamo benissimo che determineranno il vostro punteggio. Potete giocare tutte le volte che volete nelle qualificazioni, ma solamente la partita migliore verrà conteggiata e varrà ovviamente per il sorteggio, non il sorteggio, per il conteggio finale, dove ovviamente verranno dichiarati pubblicamente i partecipanti al torneo.
Abbiamo tra l'altro, ragazzi, una interessantissima elenco, un interessantissimo elenco di modifiche che quasi certamente saranno in questo torneo. Sembra a dire, queste sono prese da un torneo a coppie, però si parla e si vocifera in internet che potrebbero essere adattate anche per il Winter Challenge. E la cosa incredibile, ragazzi, guardate i materiali ridotti a 300. Incredibile, sono davvero pochissimi, ragazzi. E come vedete ci saranno invece delle modifiche anche per il drop dei clinger, quindi delle granate appiccicose e delle granate normali, che negli stack che troveremo a terra o nei loot o nei chest non saranno più 3 ma saranno 5. Modifiche anche per quello che riguarda la safe. Come vedete, ragazzi, l'ampiezza del cerchio numero 3 viene ridotta da 20.000 a 15.000, quindi più piccolo. Il cerchio numero 4 da 10.000 a 7.500, quindi ancora più piccolo. E adesso il cerchio numero 4 è il primo, rimane il cerchio numero 4, in poche parole è l'ultimo cerchio, detta così, nel senso rimane come se fosse l'ultimo cerchio che siamo abituati noi a vedere. Quindi rimarrà veramente piccolissimo, ed arrivando molto prima ci sarà molta più probabilità di trovare più giocatori in una piccola area. Tra l'altro, ragazzi, hanno anche incrementato di brutto la possibilità di trovare gli airdrop nell'ultimo cerchio, quindi ne scenderanno veramente a profusione. E se consideriamo che abbiamo solo un massimo di 300 nel materiale che potremo utilizzare, caspita, saranno veramente manna dal cielo riuscire a recuperare questi drop. Ma ragazzi, abbiamo anche da dire alcune cose, come vi anticipavo, su quello che riguarda la modalità Wild West. Vorrei farvi partire un po' pub, ma c'è una bella kill adesso, quindi ce la guardiamo in un secondo. Una modifica che è stata portata, innanzitutto abbiamo rivisto l'arrivo, per fortuna, della dinamite, che dava dei problemi e che quindi era stata disabilitata. Ma la cosa interessante, ragazzi, come ci dicono direttamente da un tweet di Fortnite sulla loro pagina, hanno rimosso la minigun, ragazzi. Era, io l'ho detto quando è arrivata la minigun l'altro ieri, che era un po' troppo OP avere una minigun, cioè proprio, cioè non ti possono, ti metti giù di prepotenza, giustamente con la minigun ti facevi tutti. Rimossa purtroppo la minigun dalla modalità. Ma andiamo a parlare, ragazzi, di una cosa interessantissima che anche a me colpisce particolarmente, ovvero sia il buff dei fucili a pompa, quindi la sistemazione di quello che succederà dal patch 6.31 con l'utilizzo dei fucili a pompa. In poche parole, ragazzi, cosa succede? Vi spiego senza farvi vedere, vi spiego io senza farvi vedere le immagini, che questa sessione finale è molto bella. Allora, ragazzi, con i fucili a pompa, da adesso, dal prossimo update, il danno minimo che un fucile a pompa farà sarà la somma di 3 pallini. Quindi, ragazzi, come sapete, da qualche aggiornamento fa, il nostro, quello l'ho killato, il nostro fucile a pompa adesso ha nel mirino i pallini, quindi i pallini che diventano rossi quando vanno a segno. Succede spesso e volentieri che i nostri fucili a pompa tolgono 7, tolgono i miei sempre, posso anche sparargli in faccia, tolgo comunque 7. Questo vuol dire che un pallino va a colpire solamente l'avversario e quindi ti toglie poco. Da adesso, ragazzi, i fucili a pompa toglieranno come minimo il minimo danno per 3, quindi se toglieva 7 toglie 21, adesso un pompa verde, per dire. C'era uno dei due pop-up che avete visto poco fa, parlava proprio di un commento che ha fatto un utente su Reddit, dove diceva: il mio fucile a pompa blu toglie sempre 10. Gli rispondono direttamente da Epic Games dicendo: è vero, perché spari o da troppo lontano o perché smiri principalmente, ma con questo aggiornamento il pompa blu toglierà un minimo di 30 e un massimo di 100, perché se consideriamo che andiamo, parlo di un blu del nonno ovviamente, se consideriamo che andiamo magari in close, quindi sotto all'avversario, e riusciamo a colpirlo con tutti i pallini
del nostro fucile a pompa. Il danno è 10x10, perché sono 10 pallini che vengono fatti uscire dalle canne del pompa del nonno, quindi un danno totale massimo di 100. Questa, ragazzi, è una cosa interessantissima, è una cosa comodissima soprattutto, ed è una cosa che andava fatta assolutamente per nerfare questo bug che c'era dei fucilotti a pompa. Quindi, ragazzi, io sono molto contento, spero lo siate anche voi. Ci guardiamo la vittoria finalissima, così, ragazzi, la grande Victory Royale. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato. Fatemi sapere i vostri commenti qui sotto. Vi mando un abbraccione, un bacio grande. Noi ci vediamo presto. Ciao.